Nonostante una sconfitta, nonostante un girone pessimo, nonostante una prestazione generale in questa Champions League da zero in pagella, c'erano comunque degli aspetti da analizzare e da prendere, aspetti positivi da prendere da questa partita, dalla sfida tra Juventus e PSG finita 1-2, lì dove la Juventus ha perso, ma ha fatto intravedere qualcosa. E in una stagione come questa, anche vedere degli spiragli di luce è già qualcosa. Ecco, questo viene definitivamente e totalmente cancellato dalle parole di Max Allegri. Queste parole, che ha rilasciato proprio Max Allegri qualche ora dopo la partita, sono secondo me a dir poco vergognose, ma scopriamole insieme perché c'è tanto di cui parlare. Io vi devo ricordare due cose proprio importanti. La prima, scaricate OneFootball, lì trovate i gol e le highlights della Serie A, ma trovate tante informazioni sulla Juventus. Come scaricarla? Tramite il link che c'è qui sotto, è gratuito e personalizzabile, quindi non vi pentirete assolutamente di questa scelta. La seconda cosa importante è che domenica sera sarò allo stadium per vedere Juventus Inter, quindi se c'è qualcuno che per caso è lì, ha voglia di scambiare due chiacchiere prima, dopo, durante la partita, mi faccia sapere qui sotto nei commenti e magari ci si vede, o magari scrivetemelo anche su Instagram, c'è la pagina Instagram FCM Sport, scrivetemi lì nei direct, poi ci mettiamo appunto d'accordo anche per incontrarci. Allora, leggiamo le dichiarazioni di Allegri che sono a dir poco fastidiose e poi cerchiamo di capire tutto. Usciamo con lo stato d'animo di essere molto arrabbiati. Non possiamo essere felici, siamo molto arrabbiati e fino a qua nulla di strano. È giusto che sia così. All'interno della gara la squadra ha fatto una buona partita, ma non bisogna essere contenti di averla fatta. Perché altrimenti diventiamo quelli che giocano bene e perdono. Quelli belli ma perdenti. Invece bisogna essere quelli che fanno delle buone partite e portano a casa il risultato. In Champions quest'anno non ci siamo riusciti. È chiaro che dopo una sconfitta ci sta che un allenatore sia arrabbiato. Ed è chiaro anche che dopo una sconfitta che ti porta all'eliminazione ufficiale della Champions League non puoi essere felice. Però, se per tutto l'anno, anche dopo le partite col Monza, anche dopo le partite col Benfica, anche dopo le partite con la Salernitana, anche dopo le partite col Maccabi, hai parlato di buone prestazioni, che andremo poi la partita successiva a fare qualcosa, che tanto tra 3 giorni si gioca un'altra competizione, quindi ci buttiamo lì, comunque c'è tanto tempo, comunque aspettiamo un infortunio, quindi alibi su alibi su alibi. Quando poi invece vedi un barlume di positività, e non astratta, ma in campo, e perché la vedi? Perché finalmente non hai avuto il coraggio, perché quella è pura esigenza, il fatto che hai messo della qualità a centrocampo non è dato dalla tua qualità, ma dal fatto che non c'era gente come McKennie, c'erano tanti infortunati. Per una volta che c'è un barlume di qualcosa, e te la sei giocata a viso aperto contro un PSG che è... Attenzione, molti vanno in giro a dire che questo PSG non gli interessava la partita. PSG si giocava il primo posto e questa vittoria solo per 1-2, diciamo così, gli è costata il primo posto. Perché il Benfica ha vinto 6-1 e si è aggiudicato il primo posto. E sappiamo che in questa competizione, ossia la Champions League, arrivare primo o secondo fa tutta la differenza del mondo. Perché se arrivi primo, becchi le seconde. Se arrivi secondo, puoi beccare squadroni come PSG, il PSG, o meglio, il City. Il PSG può beccare il City, il PSG può beccare il Real Madrid già agli ottavi di finale. Per cui io credo fondamentalmente che queste parole siano fastidiose. Perché quando poi vedi qualcosa di positivo devi metterlo in pratica. E non devi dire non dobbiamo diventare belli ma perdenti. Perché fino ad ora sei stato bruttissimo e perdente. Bruttissimo. È come se lui si fosse incastrato in questa sorta di personaggio del belli ma perdenti, brutti ma vincenti. Cioè si è innescato ormai questa cosa nella sua testa. Io ho paura che lui sia in qualche modo vittima del suo personaggio, creato ad hoc, secondo me creato anche negli ultimi anni di Juve, quella famosa chiacchierata e poi diventata una lite con Adani. Io credo che abbia un po' creato un personaggio di cui non riesce a togliersi le vesti Max Allegri. Quel famoso video dove in conferenza parlava del cortomuso e quindi basta mettere il musetto avanti. Ecco. È come se si fosse innescato in lui questo meccanismo che deve andare avanti per la sua strada e basta. E quando fa queste dichiarazioni dicendo che non bisogna essere belli ma perdenti,
Beh, io credo che dopo una stagione del genere, anche vedere un minimo di barlume di positività ci sta. Perché è tramite il gioco che puoi avere delle speranze. Perché è chiaro, è giusto dire no, non è corretto essere felici dopo una sconfitta, sono d'accordo. Però se tu l'avessi detto sempre, da inizio stagione fino ad ora, avrei dato peso a queste parole. Ma se tu, dopo il Monza e dopo tutte le altre brutte figure che hai fatto, hai parlato di atteggiamento sbagliato, però c'era qualcosa da prendere, e i tanti infortuni, e dobbiamo fare meglio, ma la prossima faremo sicuramente meglio perché abbiamo il campionato. Quando per una volta hai perso, ma hai perso con una squadra che ci ha messo del suo, hai visto una squadra, ecco, che ha perso sicuramente, ma hai visto una squadra che magari non ha giocato il miglior calcio del mondo, ma hai visto un'idea, un'impressione, un'idea di gioco, un'idea tattica e anche un approccio alla partita più o meno corretto. E dopo che fai una roba del genere, dici, non mi piace, non voglio essere, sono arrabbiato e soprattutto non dobbiamo diventare belli ma perdenti. No, questo veramente è una cosa che non riesco a capire. Poi ha parlato anche dell'Inter, ha detto che è una partita importante, siamo 5 punti indietro al secondo posto, 10 al primo e abbiamo 3 partite, bisogna prepararsi al meglio. Ecco, io al posto suo mi arrabbierei per questo, non per il fatto che la Juventus ha perso ma ha giocato bene. È chiaro che la partita di domenica, e vi ricordo che io sarò lì allo Stadium, quindi mi piacerebbe chiacchierare con voi, avere a che fare con qualcuno di voi, quindi mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti, ma anche, ripeto, tramite Instagram, nei direct mi scriverete, scrivetemi, così magari vediamo di incontrarci. Beh, quella con l'Inter è un passo importante secondo me, perché bisogna proseguire con questo cammino qui, questo cammino che ha visto la Juventus che finalmente è affidata a gente che ha voglia, perché lasciamo stare, abbandoniamo il giochetto dei giovani e degli esperti. Qua non c'è più giovane esperto, qua stiamo parlando di ragazzi che hanno 20, 21, 22 anni, quindi chiamarli giovani nel mondo del calcio è relativo, perché per me i giovani sono quelli che hanno sotto i 18 anni, sopra i 20 anni non dico che non sei giovane, ma sei comunque già uno che deve far parte stabilmente del gruppo, ecco. Cioè, il ragazzo che è entrato, Nuno Mendes, nel PSG ha 20 anni, ma è il titolarissimo. Infatti, è entrato e ha fatto gol. Non mi sembra che nel PSG stanno lì a fare troppi calcoli dell'età. Quindi, bisogna dargli spazio a questi ragazzi. E bisogna dargli spazio con fiducia, non pensando a perché mi manca McKennie, perché mi manca Pogba, perché mi manca Paredes e perché mi manca qualsiasi cosa. No, devono giocare perché lo meritano, o perché magari ti manca. Ad esempio, Di Maria deve giocare su lei. Ci sono degli aspetti interessanti. Io spero, anzi, che con l'Inter ci sia fondamentalmente lo stesso tipo di formazione. Poi vedremo che qualcosa cambierà perché ci saranno dei ritorni importanti, come quelli di Bremer, come quelli di Maria, come quelli di Vlahovic. Però io spero che si continui con questo tipo di approccio e mentalità e anche con questo tipo di centrocampo. Perché io continuo a credere che questa Juventus con questo centrocampo qui può far molto bene. Con la qualità di Locatelli, di Fagioli, di Miretti e anche con Rabiot, che poi può aiutarli a recuperare i palloni. Beh, questa è una squadra che così com'è può far bene. È chiaro che ora bisogna capire in una formazione del genere dove metti, se ritrovi Di Maria, dove lo metti. Magari lo metti al secondo tempo al posto di Miretti. Se ritrovi Vlahovic, chiaramente come prima punta, ma Milik andrebbe in panchina. E a questo punto poi c'è l'incognita Federico Chiesa. Perché è tornato, perché è un'ottima notizia positiva, ne ha parlato anche Allegri, ha detto ha fatto un buon allenamento, l'ho visto bene in partitella, poi l'infortunio di Ken mi ha spinto ad accelerare e quindi mi ha portato a metterlo in campo. Ho visto subito un Chiesa fondamentalmente voglioso in una maniera spaventosa e questo mi è piaciuto tanto del buon Chicco Chiesa. Staremo a vedere e ditemi la vostra, cosa ne pensate delle parole di Max Allegri in questo post partita che a me francamente hanno abbastanza irritato.